però la nostra Maria Grazia invece è in grado di poterci raccontare dal vivo quello che succede nel piano. Direttamente sui banchi della formazione. Dove tu sei? Con Enzo. Enzo, nostro maestro pizzaiolo d'eccellenza che impartisce lezioni in questa scuola. Allora Enzo, scuola sì, scuola no, ovviamente sei di parte, ma c'è da dire quanto è importante la formazione e se l'arte del pizzaiolo è qualcosa che va coltivato, quindi si può apprendere sui banchi oppure è qualcosa di innato? Indubbiamente l'arte del pizzaiolo si apprende. Oltre a essere innato si apprende anche sui banchi. È importante in effetti avere delle attitudini e tanto sacrificio in effetti. Abbiamo tanti pizzaioli, bravissimi pizzaioli che in effetti hanno imparato sui banchi. Qui nella nostra scuola insegniamo proprio questo, insegniamo a fare la pizza a tutti i ragazzi che hanno intenzione e hanno quelle attitudini a voler imparare questo mestiere. Come potete vedere alla nostra destra ci sono dei ragazzi che... Ecco, accenniamo prima un qualcosa per quanto riguarda i corsi, come si compone un po' la squadra dei ragazzi, come si articolano questi corsi, perché voi siete i primi, insomma, che avete lanciato una durata particolare, se non sbaglio, di 2 mesi. Sì, noi facciamo non 2 mesi, ma 6 settimane di lezioni. Una full immersion, insomma. Esattamente. Facciamo lavorare questi ragazzi per 8 ore al giorno, gli facciamo fare tanto esercizio, perché per imparare questo mestiere bisogna fare molto esercizio per la manualità del lavoro stesso che lo richiede. E quindi tutto parte da là. Quindi dicevamo Enzo, abbiamo 3 step, ne parlavamo prima, abbiamo 3 banchi di lavoro. Ecco, dici un po' come tutto inizia, quali sono proprio le prime fasi, i primi step? Allora, la prima cosa insegniamo a questi ragazzi l'impasto a mano in una martora, che la martora è un attrezzo antico che oggi non si usa più, in effetti oggi si usano le macchine. E insegniamo l'impasto come si faceva una volta, a mano. Lo vedo molto molliccio, così deve essere. No, inizialmente, poi man mano i ragazzi inseriranno altra farina dentro e man mano prenderà corpo. Nell'impasto, in effetti, loro devono ossigenare l'impasto. Al momento dell'ossigenazione dell'impasto avviene proprio con quel movimento particolare delle mani. E le dosi sono quelle che gli dici tu sin da subito, insomma? Assolutamente sì. In effetti le dosi per fare un impasto dipende dal pizzaiolo, l'idratazione che desidera fare al proprio impasto. Noi qua stiamo facendo un'idratazione del 60%. 60% di acqua rispetto alla... Ecco, ti stavo dicendo che vuol dire 60% d'acqua. Certo, 60% d'acqua. E questa fase ricade nella tempistica della prima settimana di lavoro di questi ragazzi? Sì, nella prima settimana di lavoro, poi dopo passiamo alla stesura. Lo staglio prima impasto, la prima settimana impasto e stagliatura. Stagliatura e poi stesura della pizza, che è molto importante. Passiamo alla stesura allora, quindi prima fase, seconda fase. È la stesura della pizza. La stesura è una fase molto importante perché la pizza deve essere stesa in modo omogeneo con la stessa sezione per tutta quanta il disco di pizza. È importante che i ragazzi imparino anche come imporre le mani per poterla stendere quella pizza. Non è tanto semplice perché la postura delle mani devono imparare la postura delle mani che non hanno un tipo di postura che loro non hanno mai attuato, quindi le mani si devono abituare a un certo movimento. Ecco, ma vengono qui che hanno un minimo di savoir-faire in merito alla manualità? Assolutamente no, assolutamente vengono qui che non hanno mai toccato un impasto. Da qui iniziamo da zero, iniziamo a imparare ai ragazzi totalmente da zero, e in poco tempo vedete questi ragazzi sono appena da 3 settimane che stanno qua e vedete come stendono questa pizza, perché noi, ripeto, è uno di quei corsi che veramente dedica tante ore alla formazione dei ragazzi, quindi molto intensivo. Allora c'è un terzo banco, anche qui avviene la stesura. Anche qui avviene la stesura, come possiamo vedere l'altro alunno che stende la pizza. Ecco qua, da prima facciamo una stesura così
sul banco e poi passeremo alla stesura a schiaffo. La stesura a schiaffo è la classica stesura napoletana. La stesura a schiaffo serve anche per spolverare la pizza, spolverarla dalla farina, perché la farina non deve restare sulla pizza quando andiamo in forno. Quindi seccarla. Ok, dopo torniamo qui per parlare d'altro, continuiamo l'argomento e quindi parliamo dei ragazzi, la tipologia e le fasce di età. Adesso ritorniamo da Bruno. Hai di tutto lì, bellissimo, perché abbiamo già visto varie provenienze, poi ce le facciamo spiegare. Sergio, l'importanza cos'è? È che bisogna fare una barriera nei confronti di chi fa della formazione così arrangiata della situazione. Che la chiamano formazione, ma certamente non è la formazione, perché non si può formare un pizzaiolo per o un ragazzo pizzaiolo qualche giorno in pizzeria o direttamente in pizzeria, perché come diceva prima dei colleghi, cioè, ho imparato in pizzeria, ben venga, era l'epoca dove le scuole non esistessero, no? E naturalmente si imparava in pizzeria. Noi come associazione ci stiamo battendo che l'arte del pizzaiolo entri nelle scuole alberghiere principalmente, che è lo Stato che deve prendersi questo onere di insegnare l'arte del pizzaiolo napoletano. E visto che ci stiamo riuscendo, naturalmente ben vengono poi le scuole private. Ma non è la concorrenza, è come se in una strada c'è un buon ristorante, se ne aprono altri, quella strada diventerà un punto di riferimento. È una concorrenza intelligente in questo senso. Però deve essere, se no giustamente. E bisogna dare la formazione a 360 gradi, solo la pizza rotolare, perché noi diamo anche la formazione della pizza in teglia, la pizza cotta col forno elettrico. Tutte le varie coniugazioni. Un giovane si può trovare a cospetto con forno elettrico e deve sapere pure imparare e accendere un forno elettrico.